off my car. Bella a tutti da WorkMods, eccoci qua in questo nuovo video sempre sul DLC Gun Running. È arrivato pure un suino grandissimo, vi volevo far vedere un po' di cose che ho sbloccato. Allora, andiamo intanto nel PC. Ok, come prima cosa vi volevo far vedere che ho sbloccato praticamente tutta la ricerca. Penso che sia tutta, scrivetemi nei commenti se manca qualcosa. E ho fatto tutta la ricerca pagando i 225.000, mi sembra. Peccato che a volte dovevo pagare così tanto solo per delle mimetiche. Allora, però ho sbloccato le munizioni esplosive per il cecchino, che sono fantastiche. Mirino termico, mirino notturno, quelle infiammabili, scusate, quelle incendiarie, quelle perforanti, c'ho tutto praticamente. Andiamo anche nel centro operativo mobile, quindi usciamo subito. Ok, intanto siamo arrivati pure a 140.000 dollari, che avevo messo tutto sulla ricerca prima. E solo da ieri sera avevo messo tutto sulla produzione, mi sembra che si chiama. Allora, sui, dammi un passaggio. Beh, mio, aspettate, si può trollare pure nel bunker? No, non si può trollare, comunque sia, mi accompagnerà sicuramente a prendere un altro veicolo. Comunque vi volevo dire che forse si guadagna molto bene con questo bunker, eh? Si guadagna veramente bene, perché li ho fatti in pochissimo, 140.000, neanche un giorno è passato, 12 ore. Quindi dopo andrò a prendere le scorte che stanno quasi finendo e credo che qualcosa recupero, anche perché sono rimasto con 7 milioni. Allora, intanto scendiamo qua e andiamo dentro il centro operativo mobile, che forse secondo me è meglio chiamarlo COM, così abbreviamo un po' il nome che è lunghissimo. Allora, eccole qua le armi. Vediamo subito, ho comprato questa e vi faccio vedere tutte le modifiche. Vabbè, qua i caricatori sono tutti questi, ho messo quelle incendiarie. Però non ci sono quelle esplosive, quindi mi dispiace tantissimo. Però potrei comprare anche queste due. Ok, adesso andiamo a vedere le armi serie. Il cecchino l'ho fatto così perché il caricatore era giallo e non si poteva modificare il colore. Quindi ho fatto un verde strano, tipo militare, e poi giallo. E poi il mirino termico che era rosso, peccato. Se si poteva mettere giallo era pure fighissimo. Però vi faccio vedere tutte le cose adesso. Allora, i caricatori sono tutti sbloccati. Vi volevo far vedere anche questo bel MG. Andiamo su caricatori. Ok, andiamo su caricatori. Intanto avevo comprato pure un po' di munizioni. E qui ho messo quelle perforanti. Ma credo che sono migliori queste incendiarie, eh. Dobbiamo levare la capienza ridotta perché non ci conviene. Traccianti non servono a niente forse. Cioè, ho visto, fa solo un po' di luce. E questo è il caricatore esteso con tante munizioni. Qua, non so, ditemi voi nei commenti se vanno bene le perforanti o le incendiarie. Oppure le blindate, non lo so, ditemi voi quali sono le migliori perché io non ho capito. Allora, andiamo giù. Ok, eccoci qua. Andiamo sempre su caricatori. E come vedete, ho quelle esplosive di munizioni. Ma questa è l'arma più potente del gioco. Cioè, il bazooka non serve a niente adesso. Non serve, manco il carro armato serve a qualcosa, perché questo fa esplodere le macchine, uccide con un colpo tutto. È stupendo. Adesso andiamo fuori. E poi, come vedete, ci stanno tutti i mirini qua. Praticamente tutto c'è. Carina pure questa qui, però a noi non ci interessa. Ok, poi ci sta la carabina, però non credo di usarla tanto la carabina. Cioè, credo che usciranno pure altre armi, perché fino adesso se dovete comprare armi vi consiglio o cecchino o questo, cioè quando le modificate, o l'MG. La carabina pure è bella, però non lo so. Se le mettevano pure qua esplosive era bellissimo. Però l'arma migliore di questo DLC per adesso credo che sia proprio questo cecchino, perché è la cosa più potente che c'è se c'ha le munizioni esplosive. Poi non lo so, usciamo subito. Oddio, come sarà buggato. Allora, andiamoci a prendere un bel veicolo e usciamo fuori. Allora, eccoci qua. Che è questo elicottero? Questo è il mio bel APC. Ah, ovviamente ho sbloccato tutte le modifiche per tutti i veicoli, eh. Questo è proprio fantastico. Però la cosa più bella è questo. No, fatemi ritornare dentro. Ritorno dentro un secondo perché devo comprare le munizioni, guardate. Oh, chi è tutta sta gente dentro il mio bunker? No, non mi trollate. Allora, no. Aspettate. Allora, oddio, raga. Troppi. Poi non so perché uno è tipo invisibile. No, raga, sto qua dentro io. No, devo andare nel centro operativo mobile.
Non so perché uno è senza collisioni, regà. Boh. Non si sa il perché. Comunque io sono glitchato, eh. Sui, sui, sui. Ok. Allora, noi adesso andiamo con tutto il centro operativo mobile di fuori. Intanto sono aumentati anche i soldi, altri 7.000 dollari. Ok, adesso parcheggiamo il nostro com qua. Lo chiamiamo così, così almeno è più corto il nome. Ok, eccoci qua. Allora, guardate che bel cecchino. Eccolo. Aspettate, ora c'è il mirino termico. Oh, chi è quel suino? C'è un suino Diablo Pro. Guardate, pam. No, è troppo bello sto cecchino esplosivo. È stupendo. Chi è che si è preso il camion mio? Aspettate. No! È esploso il mio APC. Chi l'ha fatto esplodere? Io voglio far saltare in aria un suino, però, Allora, oh, sui. Ok, guerra. Guerra subito. Che poi io c'ho anche l'MG con le cose di fuoco là, i proiettili. Allora. Oh, chi è? Mgrette mi ha ucciso, giusto? Oh, sui. Troppo bello. Troppo bello questo cecchino, fantastico. Oh, sui, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Pam. Ok. Ok, aspettate un secondo che qua vedo mettere l'MG. Dove sta? Eccolo. Dove sta? Ok, col mirino termico, guardate che spettacolo. Bam. Ok, col mirino termico si gioca meglio, 100.000 volte meglio. Oh, un X-Bomber abbiamo qua. Occhio, Occhio. Allora. Oh, aspettate, aspettate. No, 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 che mi uccide subito. Dimmi che l'ho preso. Ah, no, l'ha preso X-Bomber. Che peccato, avevo sparato per terra comunque. Però voglio vedere un attimo queste munizioni, Ah, ecco, guardate, E prende a fuoco, che spettacolo, stupendo. Pure lui dovrebbe prendere a fuoco. Non so se ha preso a fuoco, sì. Che a volte, se tipo spariamo per terra, non prende a fuoco, Mosui, te faccio prendere a fuoco, fa pure il potere. Ok, adesso per concludere il video andiamo nel centro operativo mobile. Io ho detto di non spararmi. No, aspettate, che non sono tutti della mia crew, tutti i miei amici. No, per adesso sì. Sui, sui. Dammi una mano. Aspetta, scusami. Sali, 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 veloce. Sali. Ah, Diablo Pro. Però io non posso ricaricare da lui, vero? Non credo, non credo proprio. Ok, eccoci qua. Devo prendere solo un po' di munizioni, Allora, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Ok, quanta gente può entrare dentro il centro operativo mobile? Allora, tutti? Allora, invitiamo quelli che conosco. Ok, intanto ci andiamo a ricaricare un po' di munizioni, Ho invitato un bel po' di gente. Finiscono subito, quindi vanno usate proprio bene queste munizioni. Ok, qua ho ricaricato tutto. Intanto credo che stanno arrivando anche gli altri. Però non so dove li fa spawnare il gioco se li invito. Li ho invitati a tutti praticamente. Boh, forse sono arrivati già. Eccoli, che spettacolo. Mi sa che possono entrare tante persone, Vai, vai, un potere subito, un potere del suino. Guardate, un Mgrette che mi ha cecchinato 30.000 volte prima. 30.000 volte. Allora, credo che sono entrati tutti, no? Credo proprio di sì. Allora, usciamo un attimo fuori che andiamo a fare altri... Ci andiamo a divertire con il cecchino. Tutti scendono da rimorchio, ok. Ah, poi un'altra cosa, se mi potete dire, quelle missioni dove si sblocca tipo il buggy che io già l'ho comprato... Chi è? No, 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 aspettate. Ve lo dico in un prossimo video. Allora, adesso dobbiamo arare a questo, Dov'è? No, col cecchino si può arare tranquillamente. Solo che... Oh, non mi dite che l'ho preso. Però mi sa che ci vuole solo un colpo, Dai, dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Se siamo tutti col cecchino, muore. Però guardate che fatica che fa il laser, mo. Aspettate che non gli voglio sparare. Mamma mia. Spettacolare, però, Vediamo un po' se riesco a beccarlo. Pam. Oh, l'ho ucciso. Ha ucciso il prospect. Va bene così. Eh no, comunque avete visto, sto cecchino è meglio pure dell'APC, secondo me. È stupendo. Io mi metto qua. Tranquillo, leviamo un po' questo. E vedete, qua c'è la polizia. Noi facciamo così ed esplode. Chi è questo? È quello di prima. Muori. Oh, non muore? Non muore, raga. Aspettate. Ok. Ah no, è Diablo Pro. Mi sembrava quello col caccia. Oh, chi è? Chi è questo?
Oh, raga, c'è qualcuno che non è mio amico, forse. Ah, no, già, ma lo conosco, un suino. Un suino, raga. Oh, aspettate. Il mio centro operativo mobile mi stanno portando. Chi è? Chi l'ha presa? Emgret, sicuramente. Ah, Black Tiger. Oh, tu mi stavi a sparare prima. Aspettate. Mori, mori, mori. Oh, non esplode mai. Oh, ricordo come morire. Spara, spara. No. A tutti ho ucciso questo qui. Però non è mio amico, raga. Un giovi selvatico con un APC? No, scusate, non è l'APC. Pure un Life Dead che trollerei, eh. Lo trollerei tranquillamente io. Aspettate, eh. Vado al suino. Eccolo. Eccolo. Oh! Ah, ok, è morto adesso. Poveretto. Allora. Vabbè, raga, facciamo un potere finale. Il potere del suino. E il video può concludersi anche qua. Se vi è piaciuto il nuovo cecchino, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Bella!